Apriamo quindi il programma ProShow e vediamo sulla sinistra le miniature delle fotografie contenute nella cartella che abbiamo scelto per la nostra presentazione. Scegliamo adesso una di queste foto, prendiamo questa ragazza qui a colori e la posizioniamo nella timeline. Sulla destra, sul monitorino, comparirà l'anteprima del lavoro che stiamo facendo. Clicchiamo 2 volte sulla foto. E mettiamo nella palette di comandi, scegliamo la cartella dei livelli. Questo programma, come conoscete Photoshop, anche questo prevede l'utilizzo di più livelli. Aggiungiamo un livello con la crocetta, aggiungiamo un nuovo livello a questa presentazione. Scegliamo la stessa foto che avevamo fatto prima, però questa volta in bianco e nero e la aggiungiamo. Vedete che la fotografia del livello 1 copre interamente il livello sottostante, in quanto non abbiamo dato una trasparenza, quindi sono tutti e 2 livelli opachi e il livello 1 copre il livello 2. Per la comodità di questa presentazione preferisco avere la foto a colori al di sopra della foto a bianco e nero, quindi basterà spostarla con la freccetta. Aggiungiamo una nuova immagine, questa volta una maschera, che sarà una file in formato PNG che abbiamo precedentemente selezionato. Questo rettangolino nero, è comparso come livello numero 1, al di sopra di quelli sottostanti. Cosa fa questo livello? Il livello, se noi andiamo a guardare l'anteprima, non è altro che un rettangolo nero posto davanti al viso della ragazza, quindi non è un effetto assolutamente gradevole da vedere. Noi però possiamo trasformare questo livello da livello normale in un livello maschera e qui sulla sinistra noi abbiamo l'opzione per poterlo fare. Selezioniamo il livello e attiviamo la funzione di livello maschera. Cosa succede? Vediamo adesso che quel rettangolino non è altro che diciamo, il buco della serratura attraverso cui noi vediamo, cioè tutta quanta la foto a colori è stata mascherata dal livello maschera, tranne che nel quadratino nero che in pratica buca la maschera, consentendoci di vedere la foto a colori. Quindi tutto il resto della foto sarà in bianco e nero e il quadratino, la sezione di foto coperta dal rettangolo nero sarà a colori. Possiamo invertire questa maschera e abbiamo l'effetto assolutamente contrario. Quindi tutta la foto resterà a colori e la zona invece con il rettangolino nero sarà bucata e ci farà vedere il livello sottostante che è quello in bianco e nero. A noi interessa invece fare l'effetto contrario, quindi manteniamo la maschera non invertita, quindi abbiamo la foto completamente in bianco e nero dove rimane a colore solamente il quadratino nero della nostra maschera. Come tutti i livelli, anche il livello maschera può essere animato da alcuni effetti. Vogliamo per esempio trasformare questa foto, la foto in bianco e nero, in una foto completamente a colori, partendo ad esempio dal centro dell'occhio della ragazza. Quindi spostiamo il livello della maschera sull'occhio della ragazza, riduciamo lo zoom fino a farla diventare un punto e alla fine invece aumentiamo la dimensione della maschera fino a che questa vada a coprire completamente il fotogramma. A questo punto noi vedremo che la fotografia da bianco e nero gradualmente si trasformerà in una foto a colori perché la maschera gradualmente si allargherà, quindi il buco della serratura da puntiforme diventerà grande quanto il fotogramma. Diamo ok. E vediamo che cosa è successo. Proviamo a dare play e vedremo come gradualmente la fotografia diventerà da bianco e nero a colori.